è avvenuta in due forme, o individualmente o in gruppo. Io credo che questo è un contributo, se vogliamo, perché qui non guardiamo le posizioni, vogliamo andare avanti, camminare e avere quindi una prospettiva globale, le varie posizioni, e trovare poi il punto di convergenza. Il fatto stesso che oggi si parla della famiglia vuol dire che possiamo parlarne da un punto di vista dottrinale e da un punto di vista anche nei pratici pastorali, alla luce del Vangelo. Questo è il discorso. C'è anche uno sviluppo teologico, che tutti ammettono, tutti quanti i teologi che dicono che c'è, non è statico tutto. Noi camminiamo nella storia, tra l'altro. La religione cristiana è storia, non è ideologia, ed è questo che vorrei sottolineare. Allora, se questo sinodo è stato dedicato alla famiglia, perché il contesto attuale della famiglia è differente da quello di 33 anni fa con la Familiaris Consortio. E direi allora, se non c'è storia, andiamo a dove? Diciamo una bella formula, 2000 anni fa e tutto è finito.